se davvero qualcuno ha avuto il coraggio di dormire qui dentro, di certo non era un senza tetto, era qualcuno che si stava nascondendo. Dove siamo? Ci sono, non far che ci sono. Se cerchi un posto dove nasconderti a Milano, Via Arqua è il luogo ideale. Una fortezza inaccessibile, il lato scuro del quartiere multietnico di Via Padova. Appena entrati, due uomini ci fermano, forse sorvegliano l'ingresso. Uno di loro sta maneggiando droga, l'altro fuma hashish. Ci spostiamo in via Clitum, sempre in zona, molte delle porte d'ingresso alle case sono aperte, tutto è controllato. I tunisini stanno con i tunisini, gli egiziani con gli egiziani. Un nostro complice è entrato in questi palazzi fingendo di cercare un alloggio per la notte in uno dei tanti appartamenti privati subaffittati a persone, spesso senza documenti. In via Arqua e in via Clitumno tutti gli alloggi sono al completo. Ci dicono di chiedere ad un egiziano e noi andiamo a cercarlo. Ma prima dobbiamo fare un passo indietro per capire com'è possibile che un palazzo a pochi passi dal centro di Milano diventi terra di nessuno. Fino al 2009 questo palazzo al civico 161 di Via Porpora era considerato il palazzo della vergogna, completamente in mano a spacciatori e prostitute. Veniva lasciata bustine di droga dal sottoscala della cantina. Chi pagava lasciava i soldi qua e ritirava. Inoltre da sotto c'era un collegamento nella cantina che passava all'altro condominio, così da poter, in caso di necessità, andare via senza farsi vedere da nessuno. Eppure fino al 2001 Via Porpora 161 era un palazzo signorile. Non sono gli stranieri che hanno portato il degrado, sono stati gli italiani che, pensando di approfittare, degli immigrati chiaramente, affittando la casa a posti letto. Subaffitti in nero e zero controlli, quello che doveva essere un affare per alcuni proprietari diventa un boomerang per tutti i condomini. Molti alloggi vengono occupati e il degrado diventa inarrestabile. Il deprezzamento del valore immobiliare è stato anche del 200, del 300%. A questo punto però succede qualcosa, i proprietari rimasti si danno da fare, cambia l'amministratore di condominio e grazie all'aiuto delle forze dell'ordine vengono sgomberati gli alloggi occupati. Il palazzo diventa un'occasione per investitori esterni. L'ultima roccaforte dell'insicurezza rimane Via Arqua. La tikbit o la posto letto? Ma la posto letto. Posto letto? Ma non c'è altra tikbit. Come altra tikbit? Ma la tikbit è sempre la vicinità, questa è la mia. Questa è la non c'è altra, tutto il tempo, non c'è altra. Torniamo in Via Arqua alla ricerca dell'egiziano che gestirebbe gli alloggi. Quella sera non lo troviamo e così riproviamo il giorno dopo appostandoci davanti all'ingresso del palazzo. L'uomo che fermiamo all'accento egiziano conosce la disponibilità degli appartamenti, ma non possiamo confermare che si tratti di colui che gestisce il racket. Una cosa però ci colpisce: per tutto il tempo in cui gli parliamo tiene la testa girata dalla parte opposta, quasi a non voler mostrare il suo volto. Forse ha capito che abbiamo una microcamera, forse non vuole essere riconosciuto. Ma perché?